Adesso eh, introduco il eh, docufilm, eh, sono 15 minuti, abbastanza intensi, sono abbastanza convinto che eh, sia stato fatto anche un buon lavoro, vi prego di guardarlo con attenzione. Eh, perché poi con i nostri ospiti, abbiamo sei esperti, affronteremo proprio i temi trattati nel docufilm. Permettetemi di ringraziare Federcasse, la Federazione delle BCC del Veneto, Sharp Italia e il gruppo Rossetto che hanno permesso la possibilità di generare eh, questo film e da buoni amici ci hanno aiutati ad essere pronti oggi. Bene, buona visione. Sembra incredibile, ma è già passato un anno, un tempo dilatato, che ci ha permesso di riflettere su chi siamo e su dove vogliamo andare, per affacciarci sul mondo con occhi nuovi e più consapevoli delle sfide, ma anche delle nuove opportunità a portata di mano. A partire dal Job Orienta 2020 abbiamo promosso decine di laboratori, incontrando oltre 4.000 tra giovani studenti, cittadini, insegnanti, professionisti, manager e imprenditori, ampliando progressivamente il nostro sguardo di cittadinanza attiva per una nuova sostenibilità. E ora, finalmente, possiamo affrontare i grandi dilemmi emersi l'anno scorso partendo da un nuovo concetto di cambiamento. Progresso tecnologico. Intelligenza artificiale. Internet delle cose. Il mondo sta cambiando, ma tu sei pronto al cambiamento. Il futuro del lavoro è il futuro dell'uomo. Smart cities, smart land, smart community. Il cambiamento non è la fine, è solo il principio. Una nuova sostenibilità globale, ma mai come prima, legata alla centralità di ogni singolo territorio. Una nuova alleanza interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale. Senza un uomo non esiste lavoro. Senza lavoro non esiste futuro. Intendiamo il cambiamento come un nuovo abito mentale, dove il dipende da te si trasforma in dipende da noi. Per questo ci focalizziamo sulla grande eredità filosofica, pedagogica, scientifica e tecnologica, ereditata dai nostri predecessori, mantenendo vivi quei valori che sono da sempre alla base del nostro lavoro. Per scegliere il cammino giusto da intraprendere ci siamo dati un metodo che stabilisce quattro punti cardinali precisi, contesto, scenario, possibili soluzioni e prospettiva. Il nostro ragionamento parte dunque da una presa di coscienza dell'analisi del contesto e dello scenario nel quale oggi viviamo. Nel contesto globale di oggi saltano all'occhio tre macro divari radicati e profondi. Il divario ecologico, che ci fa consumare una volta e mezza l'energia che produciamo. Il divario sociale, con una preoccupante forbice tra chi ha troppo e chi ha troppo poco. L'1% della popolazione mondiale possiede il 90% del patrimonio finanziario del mondo e la pandemia ha reso ancora più ampia questa profonda anomalia. Il divario culturale, che produce disoccupazione, depressione e disperazione rappresentato da un dato su tutti. Sono 800.000 i suicidi all'anno, dato che rappresenta la seconda causa di morte al mondo e in alcuni paesi la prima causa di morte giovanile. Si tratta di una situazione a medio e lungo termine insostenibile resa ancora più complessa da fattori di accelerazione del cambiamento come la globalizzazione dei mercati con scarse regolamentazioni condivise a livello internazionale, la sostituzione di intere aree di competenze e di professione con tecnologie adattive o per convenzione di intelligenza artificiale. Si prevede che scompariranno 800 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2030. Le economie dirompenti che prendono il posto di intere filiere economiche tradizionali. Compriamo i nostri prodotti online e poi nello stesso tempo portiamo i nostri curriculum ai negozi della nostra città. In questo contesto prende vita uno scenario di cambiamento esponenziale. Ogni singola persona si trova oggi di fronte ad una curva del cambiamento che ha generato, genera e continuerà a generare un grande gap tra la linearità dell'apprendimento umano e le esigenze dettate dall'esponenzialità del cambiamento. In parole più semplici, la persona si trova davanti ad un muro troppo alto e spesso invalicabile, con gli adulti preda di un profondo disorientamento e i giovani dispersi in ampie aree di solitudine. Si veda il fenomeno NEET in Europa. Se non agiamo subito, questo non è solo uno scenario dove il cambiamento diventa difficile, ma dove il futuro diventa impossibile. Quali sono le possibili soluzioni per affrontare l'immensa sfida di riportare equilibrio nelle cose? Quale forma di intelligenza sociale dovremo adottare per migliorare la situazione attuale? L'umanità ha bisogno di una rinnovata intelligenza sociale. Iniziamo con il chiarire che questo vuol dire scegliere di stare dalla parte dello sviluppo umano, delle sue intelligenze e del suo essere creatore. Quindi quello che conta è equipaggiare questo sviluppo con tutti quei funzionamenti che permettono di costruire e dirigere il proprio progetto esistenziale. Dirigere vuol dire essere capaci di agire, di scegliere tra possibilità, di espandere il proprio potere di fare e di essere generando un contesto che abbia valore, per esempio creando quello che ancora non c'è, un contesto sostenibile nel quale tutti possiamo ben stare, con un lavoro che piace e che abbia dignità e una vita degna di essere vissuta. Le competenze sono invece etero definite, ad esempio avere la competenza di usare un foglio elettronico e generano funzionalità utili a gestire processi di produzione del valore tangibile in tempi definiti. Si possono espandere in modo verticale fino ad arrivare ad un certo punto oltre il quale non vi è altra possibilità di miglioramento. Dove ci sono processi definiti e ripetibili nel tempo, possono esserci algoritmi che guidano bracci antropomorfi, capaci di sostituire in modo più efficiente l'agire dell'uomo. Ciò che dobbiamo fare è generare funzionamenti aperti. Legati alla propria espressione di valori e di scelte e alla propria passione, in grado di generare creatività. Solo così le persone possono produrre valore attraverso il proprio progetto esistenziale, agendo coscienti della propria unicità di persona umana e consapevoli della nostra progressiva capacità di scelta. L'innovazione dettata dalle tecnologie convergenti è un'opportunità, ma solo se al servizio degli esseri viventi e in particolare delle nuove generazioni, che non sono più in competizione con la nazione delle piante. Il cambiamento è possibile. Ecco perché guardiamo al futuro partendo da un presente di azioni possibili, sposando tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030. Qual è la migliore strategia per cancellare la povertà, ridurre le disuguaglianze e combattere il cambiamento climatico? Mettere le proprie energie e le proprie conoscenze al servizio dello sviluppo sostenibile, trovando nuovi spazi di crescita personale per lavorare insieme agli stessi obiettivi, consumare e produrre responsabilmente, avere un lavoro decoroso e favorire la crescita economica, garantire salute e benessere, rispettare la vita marina. Assicurare igiene e acqua pulita. Prestare attenzione ai cambiamenti climatici. Avere cura della vita sulla Terra. Lavorare su pace, giustizia e grandi istituzioni. Produrre energia pulita e sostenibile. Affermare l'uguaglianza di genere. Migliorare la qualità dell'istruzione. Eliminare la fame nel mondo. Innovare industrie e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, formare città e comunità sostenibili, cancellare la povertà. Ogni obiettivo ONU 2030 di sviluppo sostenibile è un'opportunità di crescita e ogni opportunità è una nuova speranza per le sorti dell'uomo e del pianeta. Il nostro orizzonte è un'alleanza intergenerazionale capace di esprimere le proprie potenzialità attraverso la cittadinanza digitale nelle Smart Cities e Smart Land. Unita alla cittadinanza attiva nelle Learning Cities e Learning Land, ovvero spazi e luoghi adeguati a generare valore per un neoumanesimo civile attraverso l'interculturalità, l'interdisciplinarietà e una reale alleanza intergenerazionale. Agli insegnanti, agli imprenditori, ai genitori e ai rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto a voi studenti, vogliamo lanciare un messaggio importante, facendovi riflettere sul fatto che il lavoro non dobbiamo solo cercarlo, ma dobbiamo crearlo, sulla base di quello che è il nostro progetto esistenziale, sulla base di ciò in cui crediamo davvero. L'incontro con persone di culture, discipline ed età anagrafiche diverse ci ha permesso di affrontare le dimensioni dell'irripetibilità, dell'inviolabilità e dell'irriducibilità della persona umana. Questo cammino sta facendo emergere una nuova visione di ecologia umana, capace di generare valore sostenibile e tangibile attraverso le diversità, per contrastare il divario ecologico, sociale e culturale e per affrontare le sfide che ci presenta il futuro co-costruire condizioni, indipendentemente dalle latitudini, di possibilità reali per vivere vite degne di essere vissute, ed esprimere progetti esistenziali come impegno di civiltà evoluta, che siano in grado di assicurare agli esseri umani un pensiero complesso e critico, accesso alla partecipazione sociale e politica e alla libertà e autonomia di pensiero e di azione, in una dimensione e prospettiva ecosistemica. Siamo entrati definitivamente nel tempo dello scopo e per questo è importante comprendere bene per quale scopo sia giusto agire, al fine di attivare una sana resilienza su cui costruire nuovi paradigmi di sostenibilità e nuovi progetti esistenziali degni di essere vissuti per una vita intera. Guardare il futuro attraverso gli occhi dei giovani significa generare un arco temporale di 80 anni e dilatare il tempo tra un passato che stiamo ancora vivendo, un presente già ben incamminato ma non ancora condiviso, e un futuro necessario per dare speranza all'umano tale futuro è possibile là dove la convergenza tra il progetto di sviluppo del territorio e dell'impresa coglie e attrae il progetto di vita delle nuove generazioni. Sarà così possibile creare un'alleanza solida capace di unire le persone verso uno scopo comune. Il nostro percorso di cambiamento si muove attraverso cinque differenti dimensioni. Osservare con i cinque sensi il mondo che ci circonda. Comprendere i contesti e gli scenari del cambiamento. Essere consapevoli delle minacce e delle opportunità. Creare nuovi paradigmi e nuovi progetti di sviluppo. Essere responsabili per il bene comune con le azioni che decidiamo di intraprendere. Emerge così una nuova pedagogia nei territori e nel lavoro dove ogni esperienza diventa apprendimento e azione di scopo. Vanno ripensati i luoghi della vita in modo che possano accogliere, orientare, accompagnare e promuovere la singola persona nella costruzione della propria unica ed irripetibile opera personale. Un progetto educativo dove la trasformazione digitale diventa uno strumento di liberazione e rafforzamento del potenziale umano e professionale di ogni singola persona. Ereditiamo una magnificenza scientifica e tecnologica mai vista da nessuna generazione in precedenza. È arrivato il tempo di lasciar fare alle macchine tutto il possibile e chiedere all'umano di occuparsi di tutto ciò che le macchine non potranno mai fare, e cioè essere soggetti consapevoli in grado di creare con responsabilità le nuove forme della sostenibilità per il bene comune un nuovo cammino per la creazione di un'economia equa e capace di trovare nella diversità interculturale, interdisciplinare e intergenerazionale la forza di far emergere le originali identità dei territori e conseguentemente generare prodotti e servizi originali compatibili con la sostenibilità globale. Questo cammino intenso, impegnativo ed entusiasmante offre la possibilità di creare le condizioni affinché i progetti di sviluppo nei territori e nelle imprese siano coerenti con i progetti esistenziali dei giovani. Solo così sarà possibile permettere un passaggio generazionale coerente con il futuro che vogliamo. Mai come in questo tempo di scopo abbiamo bisogno gli uni degli altri. Bene, mi fa piacere l'applauso perché è un lavoro che è costato anche tanta, tanta fatica, abbiamo incontrato davvero tantissime persone in questo anno in laboratori da, tra i più diversi e, e oggi abbiamo questa bella occasione adesso di affrontare questi temi con sei persone eh, molto competenti e che rappresentano nei loro domini davvero delle persone molto significative. Non lo farò io, ma lo faranno due giovani. Eh, la, la moderazione sarà seguita da due giovani che non vedo. Prego, Prego eccoli qua, giovanissimi, Sara Taddei, Emanuele Sanfelici. Sono due giovani che hanno avuto modo anche di conoscere un po' il tema degli apprendimenti non formali e informali, cioè vivere in contesti centrati sulla pedagogia nell'innovazione sociale. E per cui vi faranno delle domande, lo dico al presidente della Fondazione Cariverona e agli altri eh, interlocutori, delle domande da giovani, domande un po' dirette, eh, come sanno fare loro. Va bene, allora comincio con... Invitare sul palco Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. Prego, Carmela Palumbo. Ah, la stanno microfonando. Matteo Montan, giornalista, manager, già fondatore della startup buongiorno.it, uno dei grandi successi italiani nel campo del digitale, e ora amministratore delegato del gruppo editoriale ATESIS. Alessandro Mazzucco, professore di chirurgia cardiovascolare, rettore dell'Università di Verona e presidente di Fondazione Cari Verona. Davvero grazie per la partecipazione. Prego, Matteo, guarda, puoi metterti lì. Si può mettersi qui, presidente. E Antonello Giannelli, già ricercatore nel campo della fisica, l'ente per le nuove tecnologie. L'energia e l'ambiente, professore e presidente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici l'altra Professionalità della Scuola. Si può mettersi qui. Bruno Giordano, posso dire anche amico? <ride> Imprenditore, fondatore e presidente del Gruppo Giordano e coordinatore del progetto Idrogeno per la Rete Innovativa delle Imprese del Clima e Energia. Anche consigliere alla sostenibilità e all'innovazione con le imprese del rettore dell'Università di Verona. Allora Carmela, se può mettersi qui, perfetto. E poi lasciatemi dire, gli ho chiesto prima eh, eh, se potevo definirla così, la madrina di Giobbe Orienta. Lei ha detto: no, ma non mi offendo, eh, allora la chiamo così, Elena Donazzan. Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro e alle pari opportunità della Regione del Veneto, se siamo qui è anche davvero per merito suo e per l'impegno che sta dedicando a tutto il mondo, lo dico da uomo che arriva dalla formazione professionale al mondo anche della professionalizzazione dei nostri giovani. Davvero grazie. No, è impossibile farti assicurare. Bene, allora io adesso vi lascerò perché in realtà andrò da un'altra parte e andrò con i ragazzi dell'istruzione tecnica superiore del corso Digital Transformation Specialist di Fondazione Last, che tra l'altro è presente anche con degli altri corsi della logistica e l'internazionalizzazione. Ringrazio anche Fondazione Last per la, sua, per la sua presenza. E passo la parola. È arrivato il momento, eh? A Emanuele. E Sara. Dall'altra parte io vi seguirò e sarò accompagnato anche da un illustratore che ha già iniziato a disegnare questo evento e avrà il compito di definire un po' quella nuvola dei concetti che andremo poi a sintetizzare alla fine. Vi lascio con queste persone, che oltre che essere per bene, sono delle persone davvero competenti. Grazie per la vostra presenza. Eccoci qua, che emozione, Sara! Ah sì, molto, molto, <ride> veramente tanta. Oh, no, eh, è, è un piacere essere qui, è un onore. Eh, io e Sara oggi siamo qua per rappresentare i giovani, i giovani di oggi. E sappiamo che è la trentesima edizione di Giobo Orienta, e ci chiedevamo, ma chissà, 30 anni fa, quando i giovani, eh, che sono l'attuale classe dirigente di oggi, Arrivava qui eh, a questa fiera che era appena iniziata per cercare un orientamento, per cercare di capire che direzione potesse prendere il loro futuro. E oggi sono venute fuori delle parole bellissime: flessibilità, ottimismo, passione, alleanza. E andremo piano piano a toccarle, o no Sara? È verissimo, è verissimo. E se ci pensi Emanuele, oggi stiamo vivendo proprio uno di quei contesti di educazione non formale, quella che tanto, di cui tanto parliamo, tanto importante per il nostro futuro. Alla fine, effettivamente, questa per noi sarà un'esperienza, un momento di formazione alternativo, non canonico, diverso dal solito. Eh sì, proprio così. Pensavo, tra l'altro, chissà quando fra 30 anni ci riguarderemo in questo video e diremo: pensa. Arriviamo da un momento che non è stato facile per noi. Io e Sara abbiamo appena fatto la maturità, eh, siamo appena usciti dal liceo, eh, entrambi dalla stessa classe, dal liceo classico. E per noi gli ultimi due anni di scuola vero, sono stati un po' strani, molto impegnativi. Eh sì, e, e vorremmo, partire, vorremmo partire proprio da qui: perché eh, in, questa, diciamo, in questo tempo eh, così un po' eh, di difficoltà, un tempo ambiguo, eh, abbiamo eh, scoperto però moltissime, moltissime opportunità. E io vorrei partire eh, da eh, Carmela Palumbo eh, e, fare, eh, e partire con lei con questo ragionamento qui. Ovvero, lei ha parlato spesso di innovare la scuola, e quando, cioè, in questo periodo credo che sia una tematica fondamentale, l'innovazione all'interno della scuola. Ecco, io e Sara, come diceva proprio prima, abbiamo avuto la possibilità di vivere eh, nel nostro percorso delle esperienze non formali. Quali ad esempio proprio il momento che stiamo vivendo oggi? E ci siamo resi conto eh, come queste esperienze non formali siano complementari al mondo della scuola e allo stesso tempo efficaci. I fondamentale, o no, Sara, tu anche tu credo che me lo puoi confermare. Assolutamente, assolutamente. Anzi, direi che forse anche la nostra scelta universitaria è stata proprio guidata da queste esperienze non formali che abbiamo fatto, che sono state quasi rivelatrici no, per il nostro percorso di vita. Esatto, per esperienza non formale che cosa si intende? Si intende vivere in una situazione slegata dal contesto scolastico, da un ambiente appunto di istruzione, dove però la finalità è sempre quella di arrivare alla crescita e all'apprendimento. Quindi a nome di tutti i giovani vogliamo farle una domanda, una domanda molto importante, ovvero... Come possiamo fare in modo che queste esperienze non formali diventino parte integrante dell'esperienza scolastica che tutti gli studenti vivono ogni giorno? Sì, beh diciamo subito che il nostro Paese eh, anche su questo fronte è abbastanza indietro rispetto diciamo, al panorama mh, sicuramente europeo, e, però ci sono perlomeno diciamo, due esperienze eh, che vanno senz'altro ricordate e valorizzate. Una riguarda sicuramente l'istruzione per gli adulti, dove eh, diciamo che l'istruzione per gli adulti dal punto di vista dell'ordinamento scolastico scusate io ho un po' questo pallino che mi deriva dalla mia storia. E hanno all'interno proprio la valorizzazione di tutto il percorso non solo di studi ma anche di vita e di lavoro eh, dell'adulto eh, con un bilancio di competenze. Quindi eh, è un tipo di scuola che perlomeno con riferimento agli adulti ehm, è costretta, tra virgolette, eh, fa questo, questa operazione di ricucitura e di recupero e di valorizzazione di tutto ciò che ha formato la persona adulta, persona che poi si inserisce in un percorso di istruzione. Eh, sul invece la scuola del diurno, diciamo, cioè per eh, gli studenti eh, che frequentano i percorsi scolastici, eh, dall'anno scorso è operativo il curriculum dello studente, uno strumento che è stato, ahimè, eh, poco capito e anzi è stato accompagnato da tante inutili eh, e anche eh, direi scorrette polemiche, cioè mh, polemiche non informate dico io. Quindi eh, è uno strumento eh, del quale credo che gli studenti debbano veramente, eh, sempre più gli studenti della scuola superiore, impossessarsi e valorizzarlo, perché lì c'è una sintesi eh, non solo dell'esperienza formale, quindi dell'esperienza scolastica e di tutto ciò che nell'esperienza scolastica si traduce in una valutazione e in una certificazione. Pensiamo anche ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che lì vengono documentati, ma è anche uno strumento che valorizza occasioni di formazione che lo studente ha avuto per esempio nel volontariato, nello sport, nel service learning e quindi in contesti di vita che comunque sono altamente formativi. Quindi diciamo ehm, dal punto di vista scientifico tecnico abbiamo la consapevolezza forte dell'importanza di tutto ciò. Lo strumento, il primo timido strumento, perché eh, comunque eh, diciamo non, eh, è una, una prima introduzione, è quello del curriculum dello studente. Credo che su questo eh, diciamo, si debba lavorare eh, molto e soprattutto formare, ecco, far comprendere anche agli insegnanti e alle famiglie l'importanza eh, di valorizzare questo, eh, questo strumento di, eh, di certificazione e poi ovviamente accreditarlo sempre di più e questo è un, è un anello, un pezzetto che manca anche nel mondo del lavoro, cioè deve essere uno strumento che accompagna poi lo studente ehm, nel suo percorso successivo ma anche nel mondo del lavoro. Quindi c'è moltissima strada da fare, eh, ci sono strumenti che dobbiamo ancora diciamo, implementare. Grazie. Eh, grazie. Eh sì. È vero, te lo ricordi il curriculum dello studente. Come dimenticate. <ride> che ansia, no? Entro una certa data riusciremo a inserire tutti i dati. Però è stata veramente un'iniziativa concreta che abbiamo apprezzato molto. Almeno io l'ho vista proprio come Carmela ce l'ha appena descritta, uno strumento per arrivare verso questa meta, questo obiettivo. Proprio perché noi giovani eh, siamo molto attivi, abbiamo voglia di fare, voglia di sperimentare, eh, di, di provare. E, e credo che noi giovani siamo molto attivi nel campo della comunicazione. O oh no, Sara? Assolutamente, è un campo che ci interessa molto, su cui tendiamo a essere anche molto esperti e che vogliamo in qualche modo cercare di esplorare in tutti i modi. Esatto, e proprio in questa esplorazione che noi cerchiamo di affrontare, tante volte eh, sentiamo eh, di essere così vicini ma allo stesso tempo così distanti. E abbiamo qui con noi oggi Matteo Montan, eh, Matteo Montan, amministratore delegato di Atesis, che possiamo definire un po' l'alto parlante eh, del, del nord-est eh, nord italiano, e, mh, sia da un punto di vista editoriale che da un punto di vista televisivo. E ecco, io mi sono segnato che il gruppo Atesis eh, si è fatto promotore di cinque priorità che mi sono piaciute moltissimo, che sono l'innovazione, l'education, la sostenibilità, la cultura e il territorio. Ed è proprio su quest'ultima parola che oggi andremo a lavorare molto, la parola territorio. Che cosa si intende con territorio? Il territorio è quello spazio dove... Troviamo diverse istituzioni, imprese, un governo, la popolazione e queste hanno tra di loro una relazione. Ed è proprio questa relazione che diventa fondamentale per lo sguardo eh, che dobbiamo avere verso la costruzione del nostro futuro. Questo è il territorio. Ed ecco, in questo senso eh, noi giovani sentiamo la necessità di avvicinarci sempre di più a questo mondo della comunicazione, in particolare al mondo eh, editoriale e eh, eh, televisivo. Oh no, Sara, tra l'altro tu studi comunicazione adesso all'università? Esatto, esatto. Io conosco molto bene questo, questo mondo ed è un mondo che mi interessa molto. Quindi, è a dimostrazione che i giovani non sono solo interessati ai social, ma vogliono studiare la comunicazione sotto ogni punto di vista, nei piccoli dettagli, per comprendere meglio come poter far sì che le informazioni siano efficaci, siano effettivamente comunicative. Esatto. E proprio per questo, eh, noi le vogliamo chiedere, come. Com'è possibile eh, riuscire a eh, valorizzare, a dare valore al, ai giovani attraverso il campo della comunicazione editoriale in collegamento a quello che è il nostro territorio, creando proprio un'alleanza nei territori? Bene, grazie ragazzi. Beh, innanzitutto avete già detto tutto voi, quindi praticamente posso andare a casa. No, a parte gli scherzi, eh, complimenti anche per come avete formulato la domanda. Eh, ma ci sono tantissime cose che vorrei dire oggi, per me è un grande piacere essere qua, eh, poi racconterò magari se c'è tempo perché ci sono, che insomma è interessante. Eh, allora, avete come dire, lavorato bene nel fare la ricerca e in preparare questa intervista, avete citato questi cinque building blocks, pillar, pillar pilastri, che, parole chiave, chiamatele come volete, Le avete probabilmente trovate nelle mie interviste che faccio su, parlando di queste cose. È vero e, e diciamo queste cinque parole chiave sono un po' la spiegazione di quello che dite, no? di, come, di come si può intrecciare queste diverse dimensioni. Il territorio è, è diciamo non è un pilastro, ma è un po' il terreno su cui si, fonda, si fondano questi, questi pilastri che sono l'innovazione, l'educazione, l'education, eh, la cultura e ehm, la sostenibilità. E, ed è diciamo, la, la dimensione in cui noi, come gruppo editoriale eh, del territorio, lavoriamo costantemente, cercando appunto di creare quel, quel terreno fertile su cui poter far costruire queste cose. I temi che, su cui stiamo lavorando nel nostro progetto, eh, appunto, innovazione, education, eh, cultura e sostenibilità, sono i temi che riguardano voi sostanzialmente. Quindi, noi li abbiamo immaginati perché sono i temi su cui oggi tutti noi noi che sediamo qua voi che siete lì, voi ci stiamo confrontando, ma sono soprattutto i temi che riguardano il vostro futuro. Noi abbiamo Un'iniziativa che uh, si è chiusa meno di una settimana fa esattamente su questo palco, terza edizione del Festival Futuro e futuro è un po' è la parola chiave che lega tutte queste cose. Attraverso il, futuro, diciamo, attraverso il Festival Futuro abbiamo cercato di insegnare il nostro impegno per le nuove generazioni. E basandoci, diciamo, lavorando soprattutto su questi temi che sono quelli per voi centrali. Io credo che eh, questo è lo sforzo che facciamo tutti i giorni, lo facciamo raccontando, facendo quindi il nostro mestiere di editore su, con, con le tante testate che abbiamo, ogni giorno raggiungiamo circa 7 milioni di persone da, diciamo, attraverso i giornali fino ai social. E, diciamo, attraverso questo racconto eh, cerchiamo di creare eh, le condizioni per cui voi possiate informarvi e possiate fare le vostre scelte. C'è un grande tema che credo sia la grande sfida eh, di tutti noi, che è quello del linguaggio, cioè come effettivamente questi contenuti che crediamo siano i migliori contenuti possibili in questo momento, perché c'è diciamo, veramente una giungla informativa per cui eh, io credo che sia fondamentale che i contenuti siano fatti da diciamo, chi li sa fare. Non dico solo i giornali, però in generale diciamo, il mondo dell'informazione, il suo ecosistema, i giornali, le fonti dei giornali, gli interlocutori dei, gi dei giornali, parlo dei media in generale. E quindi diciamo che ci sia eh, questa capacità di, di creare contenuti di valore, ma poi il problema grande è il linguaggio, cioè com'è che arriviamo a voi. E qua effettivamente è un, è un grosso problema, perché c'è cioè, cioè, da chiedersi se anche una platea con sei persone sedute sia il modo giusto no, per arrivare. A, alla vostra generazione. Oh, quindi questo credo che sia il, il grande tema su cui tutti noi, ma eh, ci lavoriamo costantemente, credo ciascuno di noi, ogni giorno sarà, si pone il problema di come arrivare, avendo diciamo, com confidenza credo, sul fatto che le cose che diciamo hanno senso, il problema è come appunto declinare. Questa è la diciamo, prima risposta che posso dare. Grazie. Non so se ci saranno altre domande, però insomma... Eh, purtroppo il tempo non ce lo concede e eh, dobbiamo andare avanti, però ne parleremo volentieri anche perché ecco, lo, lo anticipiamo già un po'. Sara, noi oggi siamo qui per fare in modo che questa conferenza e questo momento sia un punto di partenza per la costruzione di un, di un futuro insieme, su, che parta dal territorio di Verona ma, eh, ma che si estenda poi anche in maniera più ampia. Esatto. Allora, prima ho proprio introdotto la tematica no, eh, de, dell'educazione non formale che abbiamo visto in prima persona essere fondamentale per la nostra formazione, per il nostro futuro. Allora, prendo l'occasione per fare una, una domanda a Alessandro Mazzucco, presidente di Cari Verona. Una fondazione che non è presente solo sul territorio veronese, ma anche eh, diciamo per tutta Italia. Quindi è comunque una fondazione molto, molto attiva, molto vicina a, a quelli che sono i progetti legati ai giovani, soprattutto legati ai progetti di educazione non formale. E possiamo fare degli esempi, Fab Lab. Fab School, tra cui, di cui noi, io e Emanuele, siamo proprio entrati, abbiamo provato a, a metterci in gioco in queste dinamiche. Esatto, e qui entriamo a parlare di una tematica fondamentale che chiamiamo pedagogia nei territori, ovvero intervenire all'interno di un territorio portando eh, formazione, portando innovazione sociale. E la domanda che le vogliamo fare è proprio qui, ovvero in uno sguardo verso il futuro. Fondazione Cari Verona, come pensa di agire per attivare un, un, dei progetti, diciamo, di innovazione sociale per noi giovani? Grazie, intanto, e complimenti in particolar modo al eh, dottor Vedovato per la... La splendida iniziativa, siccome non mi, credo non mi capiterà più l'occasione di poterlo dire, complimenti per quello che ho trovato veramente splendido ed è stato eh, quel documentario che ci avete fatto vedere che ha lanciato sul tappeto veramente una serie di questioni fondamentali. Eh, potrebbe essere sufficiente guardare un, un, un documento di questo genere per essere, sentirsi eh, provocati. Eh, io cercherò in maniera concisa di eh, dire quello che ritengo possa essere utile al, al mondo dei giovani. Intanto, voglio chiarire che Fondazione Cari Verona non è, è attiva sul territorio nazionale, ma è attiva nel nord-est principalmente su cinque eh, importanti province, che, oltre a Verona, includono Vicenza, Mantova, Belluno ed Ancona. E sono 3 milioni di eh, interlocutori che quindi si aspettano tanto eh, aiuto da noi anche perché le istanze sono molto diverse pensate belluno c'è la montagna ad ancora c'è il mare quindi dobbiamo fare delle delle azioni molto eh, eh, diverse e io ho Diciamo, ricevuto questo incarico perché sono stato cooptato in questa carica, non mi sono candidato perché non, non, non ho manie di, 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 <coughs> di successo. E rispetto al mio predecessore, il quale eh, diciamo, eh, metteva a disposizione, a disposizione del popolo degli anziani. O meglio a disposizione del passato, quindi eh, funzioni, eh, occasioni per gli anziani, per vecchi professori, eh, restauro di antichi immobili veronesi. E questo mi è sembrato veramente un eccesso, non che sia inutile, ma un eccesso. E ho dato proprio come motto a eh, Fondazione Cari Verona... Lavoriamo per il futuro, non per il passato. E futuro vuol dire giovani, evidentemente. E questo eh, significa sicuramente studio, preparazione e da, da qui la nostra attività, direi anche prioritaria, sul mondo della formazione. Ma studio anche per il lavoro, perché il, eh, lo studio e il lavoro per carità, sono due cose ben distinte, ma che hanno una certa continuità anche temporale. Per darvi un esempio di come noi abbiamo organizzato la nostra pianificazione di lavoro, forse saprete che noi lavoriamo sulla base di piani triennali in cui il Consiglio Generale della Fondazione decide qual è il la linea di attività nel triennio successivo. Ovviamente poi ogni singolo anno ha eh, la sua partecipazione con un piano annuale che però è coerente con quello triennale. Ora, per il, di questo piano triennale che si concluderà eh, l'anno prossimo, noi abbiamo tre argomenti fondamentali. Il primo è ineluttabile. È ineluttabile perché se non viene affrontato in maniera eh, adeguata e, e dal punto di vista temporale molto incisiva, eh, qui il futuro mh, scomparirà. E questo, questo quindi si traduce in un piano triennale di lavoro sulla tutela del clima e dell'ambiente. E abbiamo già eh, operato un certo numero, un importante numero di iniziative, finanziate in maniera anche eh, piuttosto eh, così abbondante, e, e continueranno anche in, in quest'anno. È cioè, forse questa è la cosa di cui più si parla, la su, quale meno si studia. Io non so, voi avete fatto, se ho ben capito, la terza liceo classico recentemente, non so quanto vi abbiano raccontato di eh, questo. Però voi sapete che ci sono alcuni personaggi anche coloriti, come Boris Johnson, quale ha detto: Siamo alla fine. Ora, tutto può essere soggettivo rispetto alla persona che fa un'affermazione, una però le previsioni che fa la scienza effettivamente confermano che il tempo residuo per rimediare a questa situazione non è molto. Quindi questo è un tema che riteniamo eh, non debba essere esclusivo della Fondazione Cariverona, la Fondazione Cariverona non è un ente eh, superattivo, eh, funziona ovviamente per quello che il rendimento del suo patrimonio le consente di fare. E io credo che questo è un atto di responsabilità che è stato testimoniato, il nostro Presidente del, attuale Presidente del Consiglio ha fatto a Roma un interessantissimo convegno internazionale su questo tema che si è ripetuto poi a Glasgow e se vi, vi debbo dire, eh, ovviamente ognuno cerca di tirar fuori qualche aspetto positivo, ma è stata una grandissima delusione perché da Glasgow siamo usciti con i Paesi dell'Oriente che hanno detto che continueranno a scavare carbone e a bruciare carbone e questo è, è, un, è, è un disastro. Il secondo punto è quello del capitale umano, Il capitale umano può essere una parola un po' troppo generica ma l'abbiamo tradotto infatti e questo significa integrazione tra studio e lavoro con nuove professioni e che eh, eh, cerca di mettere in pratica due aspetti che eh, hanno un po' indirizzato il mio modo di pensare. Cioè, ci... L'alternanza scuola e lavoro onestamente non mi dice granché, perché io ho imparato che per studiare bisogna lavorare. C'è un'espressione inglese che, si dice, eh, si, che, che dice learning by doing, cioè imparare facendo, che poi particolarmente nella mia professione, ma in moltissime altre, eh, proprio si traduce nel modo di lavorare, si impara facendo le attività lavorative noi qui in Italia siamo purtroppo ancora legati agli aspetti formali della scuola alle lezioni frontali ancora all'università ci sono questi professori che fanno delle magnifiche conferenze ma eh, ragazzi eh, qui per insegnare bisogna mettere i giovani a contatto con i fenomeni. Questo è il modo in cui si impara. Dopodiché, una volta che è stato concluso un ciclo di didattica, che ripeto, eh, non confondiamo la didattica con la lezione frontale. In Inghilterra ormai l'hanno sostanzialmente abolita, la lezione frontale. Eh, capita di avere la mia prima figlia che ormai da anni lavora all'Università di Oxford e eh, mi racconta tutte le cose che per la nostra tradizione sono incomprensibili, eh, ma sono, sono vere. Quindi il primo tema è quello di portare i ragazzi ad insegnargli i fenomeni nei laboratori, nella linee di produzione di fronte alla realtà. Questo noi abbiamo cercato di eh, finanziarlo e per fortuna ci sono, anche qui a Verona, qui seduto eh, tra noi ce eh, sicuramente ce n'è uno con il quale noi collaboriamo e riteniamo che non deve essere un'esclusiva dei personaggi eh, diciamo che lavorano in Fondazione Cari Verona l'inventarsi li progetti ma bisogna interagire con gli intelletti che sono disponibili nel territorio, come per, per l'appunto questo nostro grande personaggio che è il dottor Giordano, eh, per mettere in eh, avvio dei processi che siano processi di attività produttive che uniscono anche l'apprendimento. Poi ovviamente non abbiamo trascurato, perché è anche un po' nei semi della creazione delle fondazioni, gli interventi sul sociale. Parola così generica che rischia di poter dire tutto e niente, con un concetto che sostanzialmente si rifà a un vecchio filosofo cinese che si chiamava Confucio il quale diceva se andate a pescare e vedete un poveretto lì sulla riva che muore di fame, non dategli un pesce, ma dategli una canna da pesca in modo che se lo, se lo procuri. È ovviamente una, una, una dichiarazione molto importante che io umilmente mi sono permesso di integrare con un'altra parte, ma se quello nel frattempo muore nell'attesa di attivare la canna da pesca, e allora noi abbiamo deciso di fare due cose. I nostri finanziamenti annuali si dividono in una parte che consiste in erogazioni per sostenere, eh, diciamo, caritatevolmente la eh, povertà. È la cosa più difficile che esista perché non bastano tutti i capitali del mondo per sostenere la povertà. Ma la parte più qualificante è proprio quella dell'acquisizione e dell'insegnare ad usare la canna da pesca. Cioè noi stiamo lavorando, ed è la, forse la parte più difficile che abbiamo, insieme con uh, un'associazione un di Torino che si chiama Social Fair, eh, delle iniziative per creare delle imprese sociali, cioè imprese che producono opportunità di reddito attraverso il eh, lavoro generando tra l'altro come ricaduta del lavoro al proprio eh, interno. Questa ha più o meno ha occupato un paio d'anni di formazione, perché non esiste nulla di, su uh, questo eh, livello. E poi speriamo di andare avanti. Concludo soltanto sperando di avervi dato una risposta concreta. Dicendovi che, guardate, non c'è nulla di più bello della conoscenza. Io, che sono, da quanto vi è stato detto, e ben saprete, sono un eh, laureato in medicina, ma ho avuto tante eh, così, curiosità. Eh, nel mio tempo libero studio la fisica perché è la madre di tutte le scienze e. Leggo le lezioni del professor Feynman al Caltech che sono, sono fantastiche, vi innamorerete della disciplina che descrive le leggi che governano l'universo. E quindi eh, qui mi fermo perché avrei tante cose da dire, dico solo che siamo pienamente consapevoli di avere l'opportunità di fare soltanto delle piccole cose. E per questo vogliamo mirarle al giusto bersaglio. Grazie mille, grazie per il suo intervento. Grazie. grazie. Ma allora, dato che stiamo parlando no, di giovani, abbiamo visto prima comparire Antonello con dei ragazzi. Che possa essere l'occasione per sentire... Loro eh. cosa ne pensano? Esatto. Se sta emergendo qualcosa? Sì, ci colleghiamo, chiedo alla regia se ci possiamo collegare con il laboratorio, vediamo cosa sta succedendo e se hanno qualcosa da dirci i ragazzi. Ah, il, mi dicono che il microfono ce l'ho già. Beh, intanto voglio fare i complimenti a, a Sara ed Emanuele perché sembrano nati a, per fare questo mestiere. Per cui, davvero, davvero bravi. Grazie anche davvero per gli interventi. Eh, abbiamo preso anche degli appunti. No? Eh, accompagnare i, i, i giovani nel mondo del lavoro, per cui non lasciarli eh, anche ehm, alla fine del, del percorso scolastico o universitario. In realtà, l'apprendimento, lo dicevamo anche qui con, con, con i nostri giovani, è un apprendimento per tutto l'arco della vita, è un apprendimento davvero che eh, accompagna tutti i momenti della vita. Dicevamo qualche anno fa eh, senza apprendimento in realtà non c'è vita, eh, per cui credo che il tema dell'apprendimento, come ha detto bene anche il professor Mazzucco, sia, eh, che l'ha diciamo, presentato come curiosità, ad esempio sulla parte scientifica della fisica, e, mh, ci accompagni davvero, davvero per tutto il nostro progetto esistenziale. Poi abbiamo parlato di territori, di terreno per l'innovazione, di comunicazione per favorire le scelte. Ecco, eh, certamente in questo momento, ne abbiamo parlato anche in un laboratorio che abbiamo fatto con questi eh, giovani dell'ITS, Digital Transformation Specialist, e, è chiaro che siamo passati e stiamo passando sempre più da un orientamento alla funzione a un'educazione alla scelta ed è stato toccato anche questo tema. Mi è piaciuto molto, ma non avevo dubbi, eh, questa idea eh, di preoccuparsi del popolo dei giovani perché preoccupandosi del popolo dei giovani ci preoccupiamo del nostro futuro eh, e del futuro diciamo delle persone a cui vogliamo maggiormente bene noi adulti, che sono appunto i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri fratelli minori. E questa idea che è emersa anche dal professor Mazzucco di portare i giovani nei laboratori, beh questo credo che sia un passaggio importante che ha toccato molto bene anche Carmela Palumbo. E per cui noi ci stiamo preparando per una domanda che sarà alla fine di tutti gli interventi e sarà una domanda che, che farà Giovanni e, e ci sentiamo dopo. Intanto buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, proseguiamo con questo tema dei giovani, soprattutto legato all'esperienza scolastica. Allora, chiediamo a Antonello Gianelli. Lei rappresenta i presidi di tutta Italia. E veniamo da un anno e mezzo, quasi due, di un'esperienza molto particolare, in primis per noi studenti, ma anche per tutto il mondo legato alla scuola e al mondo del lavoro. Possiamo dire che all'inizio l'abbiamo visto come un tempo di minaccia, un tempo in cui c'era molta confusione, non sapevamo come muoverci, era difficile avere un orientamento che poi con il tempo, con l'esperienza, è diventato invece un tempo di opportunità. Perché effettivamente anche noi, no, vero Emanuele, abbiamo visto che la scuola ha avuto un'evoluzione, un'evoluzione positiva. Eh sì, assolutamente. Ci siamo resi conto che eh, sicuramente la pandemia ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo saputo leggere eh, in questa minaccia eh, dell'opportunità, dell'opportunità di cambiamento e di trasformazione. Ecco, io e Sara abbiamo ragionato, eh, abbiamo fatto questo ragionamento. Abbiamo eh, comunque riscontrato chiaramente delle, delle difficoltà all'interno eh, di, di, di questa trasformazione. Quello che abbiamo capito è che è, mh, ci siamo trovati di fronte a nuovi mezzi, in particolare gli insegnanti. Gli insegnanti si sono trovati di fronte a nuovi mezzi. Questi nuovi mezzi abbiamo capito che necessariamente implicano delle nuove metodologie. Nuovo mezzo uguale nuovo metodo. Ed è proprio questo che le vogliamo chiedere. È lei che rappresenta tutti i presidi d'Italia, che cosa ci possiamo aspettare in questo senso all'interno del mondo della scuola eh, nell'ottica di adottare delle nuove metodologie che sappiano sfruttare questa opportunità legata ai nuovi mezzi? Sì, grazie per la domanda e buongiorno a tutti naturalmente. È vero, questa crisi come tutte le crisi pone degli interrogativi per cui l'umanità poi, se non soccombe, diciamo una collettività, se non soccombe di fronte all'avversità, inventa dei sistemi per superarla per migliorarsi e quindi in definitiva pone le basi per un progresso diciamo più accelerato ed è quello che secondo me è avvenuto l'utilizzo delle piattaforme telematiche diciamo così per gestire le lezioni a distanza è stata un'occasione come dire per, diciamo noi per possi per i docenti proposti dal punto di vista autoriale, mettiamola così, nei confronti della loro lezione. Cosa intendo? Un conto <coughs> è la lezione tradizionale alla quale tutti siamo eh, tutto sommato abituati, diceva bene il professore. Prima eh, lo, lo ripetiamo anche noi molto spesso, in Italia c'è una tradizione molto consolidata di lezione frontale. Che è quella che tutto, alla quale tutto sommato abbiamo assistito noi quando eravamo più giovani e che tutto sommato era probabilmente adatta a quei tempi. Adesso questo non è più così: è molto difficile riuscire a mantenere l'attenzione dei ragazzi per tante ore al mattino di fronte a una spiegazione, come dire, a un afflusso comunicativo unidirezionale che vada dal docente nei loro confronti per poi andare a casa a studiare ed essere interrogati il giorno dopo. Questa modalità didattica non è più sostanzialmente seguita nei paesi dell'Occidente e quindi ovunque ci si interroga sulla validità di questo sistema e di che cosa si potrebbe fare. Allora, come dicevo, il doversi porre nei confronti della lezione invece da un punto di vista autoriale e dover pensare che devi progettare, devi dedicare più tempo alla progettazione di questa attività di quanto facevi prima, perché è un'attività intrinsecamente interattiva. Poi ci sono magari coloro che hanno riproposto su una piattaforma telematica la vecchia lezione frontale, ma sappiamo tutti che questi non sono stati esempi di successo. Invece il successo si è riscontrato laddove si è riuscito a utilizzare il canale interattivo e addirittura questo è servito per personalizzare le lezioni, perché con queste piattaforme telematiche siamo in condizioni di assegnare anche compiti diversi ai vari ragazzi e di seguire nello sviluppo. Ci sono piattaforme che consentono di visualizzare quello che lo studente sta facendo facendo in quel momento. Quindi questo consente effettivamente una personalizzazione molto più spinta di quello che si può fare tradizionalmente e ha consentito a molti docenti validi, a molti docenti che hanno colto eh, questa novità, la possibilità di valorizzare degli studenti che nella Lezione mh, tradizionale in presenza, tutto sommato erano un po' ai margini perché non si ritrovavano, perché succede che uno studente eh, come dire, rimanga appunto ai lati della discussione di quello che, mh, che accade in classe, che non sia particolarmente interessato. Ecco, riuscire a mobilitare le energie emotive di un ragazzo per fargli studiare qualcosa che gli piace di più del contenuto unico che potrebbe essere passato dal docente è un fatto molto importante allora abbiamo imparato che questo si può fare e quindi questo può essere riproposto anche eh, diciamo all'uscita dal tunnel per così dire, quindi noi utilizzando queste piattaforme abbiamo dovuto compiere una riflessione sulla didattica sulla, uh, sul significato e sulla filosofia della didattica che pratichiamo e ci siamo resi conto effettivamente che quel, di quello che dicevo prima, cioè la lezione frontale la lezione unidirezionale ha fatto un po' il suo tempo, Siamo, ormai viviamo in tempi di interattività. Eh, questi mezzi di comunicazione di cui disponiamo oggi, social network e tutto quanto, in effetti non sono altro che strumenti che potenziano la nostra capacità di interagire con i nostri simili. Non, non c'è mai stata nella storia dell'umanità eh, quello che abbiamo oggi. Adesso il fenomeno Greta, adesso io lo cito. Eh, Greta naturalmente dice cose sicuramente condivisibili, qualcuno le condivide di più o di meno, ma non è questo il punto. Non mi interessa il merito, il merito mi interessa il metodo. Eh, 50 anni fa un fenomeno Greta non sarebbe stato possibile, perché oggi Greta, come chiunque di noi, eh, se ha un profilo Facebook, eh, è potenzialmente in comunicazione con centinaia di milioni e anche più di cittadini al mondo, quindi ha la possibilità di farsi sentire, di raggiungere molti più esseri umani, molti più nostri simili di quanto avvenisse in passato. Questo cambia completamente gli scenari, perché la possibilità di interagire, dicevo prima, è molto potenziata e interagire con gli altri significa poter cambiare gli altri e quindi noi ci troviamo di fronte a degli strumenti di grande potenzialità che secondo me non abbiamo ancora imparato a sfruttare al meglio e di cui non abbiamo ancora capito. Le, le, le vere potenzialità. Allora, la didattica a distanza è stata secondo me un, una sorta di sperimentazione forzata che ha prodotto da un lato un salto di qualità naturalmente nel livello di competenze anche dei docenti di poter gestire tutto questo nuovo armamentario e dall'altro ha imposto una riflessione su quella che è appunto la, la modalità didattica più praticata e quindi io credo che da un lato non si debba buttare via la, la didattica a distanza perché adesso siamo... Siamo forse nel nostro paese tendiamo a essere un po' faziosi quindi siamo passati a, a, al verbo della, del no dad come se la DAD fosse un po' la, la, la fonte di tanti mali, non è così. Abbiamo sentito gli esiti, per esempio, dei i risultati delle prove in Balsi che dicono che c'è stato un peggioramento, ma se non ci fosse stata la DAD il peggioramento sarebbe stato ancora maggiore. Quindi non bisogna sbagliare e attribuire e confondere la causa con l'effetto. Eh, senza la DAD tutti questi ragazzi sarebbero stati a casa e basta senza far nulla. E non è mai capitato che si potesse fare una cosa. Del Genere. Quindi, questo ripeto: dobbiamo capire come tutto questo potrà essere utilizzato per il futuro. La nostra associazione, l'ANP, ha proposto appunto che nel regolamento dell'autonomia venga inglobata la possibilità di effettuare un certo numero, una certa percentuale di ore a distanza. Questo rivoluzionerebbe anche la scuola: potremmo far uscire tutti i ragazzi alle 13, anche quelli che hanno magari degli orari più lunghi, e nel pomeriggio farli collegare per seguire delle discipline diciamo, facoltative o comunque eh, di completamento del curriculum un po' come si faceva all'università un tempo quando c'erano gli insegnamenti obbligatori, quelli facoltativi, facoltativi vuol dire non è che puoi fare o non fare, puoi scegliere diciamo, da un menu, mettiamola così, gli insegnamenti, alcuni li devi fare perché quelle ore li devi fare, però questo con, con, diciamo, permetterebbe effettivamente di far scegliere un po' i ragazzi la curvatura del curriculum da seguire. Cosa che purtroppo in Italia non si riesce a fare perché gli ordinamenti sono rigidissimi. Adesso la dottoressa Palumbo, che è stata per tanti anni direttore generale degli ordinamenti, è un tema che conosce perfettamente. Noi abbiamo una grande esigenza di flessibilità nella nostra scuola e quindi io penso che questa esperienza e questa cresciuta competenza possa permetterci effettivamente di introdurre questi elementi di flessibilità di cui sentiamo molto bisogno. Grazie. grazie, grazie. Eh, Quest'ultima tematica che ha sottolineato, eh, ci conduce proprio a fare una riflessione importante, no? eh, la scelta di eh, materie facoltative che possano dare spazio alle nostre inclinazioni, alle nostre passioni. Quanto fondamentale è fondamentale questa cosa? Assolutamente è importantissimo. Eh, come, come giovani l'abbiamo sperimentato in prima persona, il fatto di fare nostro questo percorso scolastico perché diventi effettivamente una vera e propria esperienza di vita. Allora, adesso diciamo, abbiamo affrontato, direi, per bene il mondo scolastico, il mondo della scuola. Direi di passare invece al mondo imprenditoriale con Bruno Giordano. E, mh, lei è molto eh, attento al, a tutta quella che è la tematica legata ai giovani, legata alla sostenibilità e nello specifico a un'economia sostenibile, che è fondamentale se vogliamo far sì che in futuro ci possano essere delle opportunità reali, ma anche ad esempio a un progetto legato all'idrogeno, molto, molto innovativo e che quando io e Emanuele abbiamo, abbiamo sentito subito ci siamo illuminati, perché sono comunque tematiche molto vicine a noi giovani. Nel video, eh, nel documentario che abbiamo visto prima, si parlava dell'importanza all'interno del mondo del lavoro, però del fatto di, eh, che noi giovani come qualsiasi altro lavoratore possa trovare la felicità in ciò che fa ogni giorno, per far sì che effettivamente il lavoro non sia semplicemente un rispondere a delle necessità di uno stipendio, eh, di un, un qualcosa di obbligatorio che si deve fare, ma che possa essere espressione della propria personalità, espressione delle proprie passioni, che quindi diventi in pratica un, uno stile di vita, il proprio lavoro. Esatto, e io e Sara negli scorsi giorni abbiamo fatto un ragionamento e parlavamo prima, c'era una, una parola chiave che conduceva tutto questo discorso ed era la parola progetto esistenziale, ovvero il progetto di vita, il progetto di vita che una persona ha. E eh, io e Sara ci siamo confrontati eh, prima di questa giornata di oggi, e abbiamo capito che il progetto di vita di un imprenditore è l'impresa stessa. È la sua impresa, quello è il suo progetto di vita. E ovviamente l'imprenditore che cosa vuole? L'imprenditore vuole lo sviluppo della sua impresa. Per portare avanti lo sviluppo dell'impresa però è necessario avere, come ci insegnano in economia, il capitale e le risorse umane. Le risorse umane che diventano la nostra forza lavoro. Queste risorse umane però avranno anche loro il loro progetto esistenziale, avranno anche loro il loro progetto di vita. Ed ecco che qui io e Sara abbiamo capito che è necessaria una convergenza, un'unione tra le due parti. Ovvero, da un lato abbiamo l'imprenditore che vuole portare avanti il suo progetto esistenziale, quindi che vuole lo sviluppo della sua impresa. Dall'altra abbiamo il dipendente, il lavoratore, che contribuisce allo sviluppo dell'impresa grazie al suo lavoro, ma avrà anche lui un suo progetto esistenziale. Ed ecco che diventa necessario per l'imprenditore tener conto del progetto esistenziale del suo dipendente, del lavoratore, dei fornitori, di tutti gli stakeholder che contribuiscono allo sviluppo dell'azienda. E in modo particolare la domanda che noi le vogliamo fare è legata a noi giovani, noi giovani che vogliamo entrare in questo mondo, vogliamo eh, portare avanti il nostro progetto esistenziale. E quello che le chiediamo è come un imprenditore può tener conto del progetto esistenziale? delle persone che lavorano con lui e attivarsi nei territori in maniera attiva per permettere questo cambiamento? Grazie, è grazie. un domandone veramente molto interessante, avete toccato tantissimi punti, ci sarebbe tantissimo eh, da dire, però la domanda è davvero, davvero bella. Eh, io partirei eh, da, da una considerazione. La mia generazione è nata in un mondo dove eh, contraddistinta da quella che è eh, stata definita l'economia eh, lineare, e arrivo al, a rispondervi alla domanda. Parto un po' da lontano perché eh, mi aiuta a farvi capire eh, qual è il mio progetto. In un'economia lineare tutto è semplice, tutto funziona in una linea retta perché si parte dal avere idea di un prodotto, lo si progetta, lo si industrializza, lo si distribuisce, lo si commercializza e alla fine il prodotto arriva a fine vita e diventa un rifiuto. È una, una, una retta molto semplice che però ha come caratteristica quella di consumare. Eh, delle, delle materie prime che sono finite del mondo a cui apparteniamo e di avere come risultato finale un rifiuto. Un rifiuto. Eh, io mi sono da sempre eh, confrontato con questo tipo, con questo modo di pensare, non mi sono mai trovato eh, a, a mio agio e sono contentissimo che oggi si parli di economia circolare. Abbiamo preso questa linea retta e l'abbiamo chiusa su se stessa. Facendo cosa? Semplicemente aggiungendo due anelli. Uno è quello di dire, il primo anello è quello che riguarda il rifiuto, lo posso raccogliere, e il secondo è quello che dice, lo posso, una volta raccolto, lo posso eh, riutilizzare. E siamo arrivati al concetto di economia eh, circolare. Pensate, solo per darvi dei numeri, perché eh, sono numeri che è importante eh, conoscere, che noi produciamo in Europa, mediamente, produciamo 500 kg di eh, rifiuti eh, all'anno. 500 che più o meno, considerate la popolazione europea, vogliono dire più di 400 milioni di tonnellate eh, di rifiuti l'anno che partono consumando delle materie prime, importanti e non infinite del nostro mondo e che nella trasformazione tra l'altro producono quella famosa CO2 di cui poi tutti noi oggi siamo interessati. È ovvio che un mondo così non poteva continuare e che andava cambiato, che andava cambiato questo modo di pensare e di ragionare. E arriviamo al concetto di sostenibilità. Che è un concetto che non riguarda solo la sostenibilità ambientale, soprattutto se parliamo di impresa. Per un'impresa ha bisogno, secondo me, di tre direttive che devono poi essere convergenti e che possono alla fine convergere in quello che è il progetto delle persone che ne fanno parte. Perché l'importante è poter unire le energie di tutti a. Ad un, attorno ad un progetto a cui tutti crediamo e secondo me la sostenibilità è un progetto importante perché riguarda il futuro di tutti noi. Per essere sostenibile un'azienda deve avere una sostenibilità ambientale, sicuramente quella di cui ho parlato, che per un tradotto per un'azienda vuol dire pro, eh, concentrarsi e fare tutto il possibile per produrre meno danni possibili in quello che fa, per fare il proprio eh, prodotto. Deve avere una sostenibilità economica perché se un'azienda non è sostenibile economica non ha nessuna ragione d'essere. Quindi, un'azienda deve avere comunque come obiettivo quello di procurare ricchezza, non tanto anche per ehm, chi, chi, chi la governa, ma soprattutto per le persone che ci lavorano e per il territorio in cui eh, l'azienda opera. E. e, e Altra cosa fondamentale è che la sostenibilità deve essere ricercata nel produrre eh, miglior qualità di vita, nel produrre qualcosa che non sia semplicemente utile e abbia come finalità quello di produrre reddito all'azienda, ma sia qualcosa che sia utile all'azienda ma anche utile all'umanità, all che sia qualcosa che abbia come obiettivo finale quello di migliorare la nostra qualità di vita, anche questa è una cosa eh, assolutamente importante. Da ultima, una cosa che non si cita mai, ma è importante altrettanto, la sostenibilità sociale. Un'azienda deve garantire giustizia, equità, salute, benessere ai propri collaboratori, io non li chiamo mai dipendenti, per me in azienda siamo tutti una squadra, ognuno con un proprio ruolo e tutti tra di noi collaboriamo per un unico scopo che è quello della sostenibilità nel modo in cui ve l'ho eh, descritta eh, ora. Tra l'altro un'azienda che è in grado di convergere l'energia di tutti verso un progetto di sostenibilità è un'azienda in grado di garantire anche autorealizzazione per i propri collaboratori, in grado di eh, garantire attaccamento dei propri collaboratori non tanto all'azienda ma al, al progetto dell'azienda e di garantire un trattamento equo per tutti che è una cosa altrettanto importante. Se vengo ai giovani, ehm, io mh, i giovani li considero una, una, una risorsa assolutamente straordinaria. Io, a me piace dire, eh, un po' lo accennava Antonello Vedovato prima quando ha detto attraverso i loro occhi possiamo guardare il futuro, è un'espressione che mi piace molto perché veramente voi siete dei visionari, ma visionari nel senso positivo del, del termine. Voi avete. Il, il coraggio di immaginare cose che non esistono e ritenerle realizzabili. E se noi guardiamo, abbiamo la capacità di guardare attraverso i vostri occhi, noi abbiamo la possibilità di dare una sbirciatina al futuro. Perché se no siamo sempre concentrati a guardare i nostri piedi, a guardare il, il presente e, e poco più. E non abbiamo, facendo così, la possibilità di. Capire qual è la rotta, dove sta andando il futuro e tracciare la giusta rotta e la giusta direzione nell'ambito di un progetto aziendale di, soste di sostenibilità. L'altra cosa che eh, vorrei sottolineare è che quando mi confronto con, eh, con amici imprenditori, il, spesso eh, il, uno dei temi importanti è mancano giovani e mancano giovani con competenze. Io direi che eh, più che lamentarci, noi imprenditori dovremmo cominciare a, a farci una domanda di cosa abbiamo fatto noi per avere giovani eh, competenti e formati e di cosa stiamo facendo per renderci noi attraenti eh, per, i, per i giovani. Ogni volta che io entro nella mia azienda eh, mi faccio una domanda, perché un giovane che entra e che viene qui a fare un colloquio dovrebbe provare il desiderio di restare e di fare un percorso eh, assieme a me? E vi assicuro che ho tantissime cose che ancora non sono eh, riuscito a fare. Noi abbiamo perso, noi adulti abbiamo perso la capacità. Di eh, osservarvi, di ascoltarvi, di passare del tempo con voi, presi dalla frenesia delle, delle, delle cose di tutti i giorni, ma soprattutto abbiamo perso la capacità di trasmettervi quell'educazione che, nel senso che io prendo nel senso proprio etimologico della parola, eh, educo, tiro fuori, e lo avete accennato voi prima, avete parlato di passione. Noi, non vi mettiamo più, noi non vi mettiamo, eh, dovremmo mettervi sempre di più in condizione di scoprire i vostri talenti. E i vostri talenti li potete scoprire se, voi, eh, se, noi, eh, se le nostre generazioni si frequentano, si confrontano, si, se vi mh, facciamo vedere quelle che sono le opportunità di un mondo nuovo e tecnologico che sta cambiando con una rapidità incredibile. E quindi il, il, i, i nostri mondi, e, e le nostre generazioni dovrebbero imparare a tornare a fare le cose assieme perché l'una potrebbe trarre giovamento dell'altra. Io dico sempre che noi della nostra età, la famosa X generation, abbiamo oggi la forza, la, la maturità e l'esperienza, ma ci manca il coraggio di immaginare quelle cose che non esistono e che voi invece avete. Grazie. grazie. Io sono emozionato a sentire queste parole e questo punto di vista. Eh, grazie per, per la risposta molto concreta e, e, e onesta, trasparente. Questo mi è, piaciuta, mi è piaciuto molto, insomma. E, mh, quello che lei ha messo in luce è sicuramente quindi un'alleanza intergenerazionale. Un'unione, un insomma, e, mh, una collaborazione. E, ecco, io eh, l'anno scorso ho avuto la fortuna di incontrare Elena Donazan eh, per l'organizzazione di Job Oriente, quindi ho già avuto modo di conoscerla, e non so se lei si ricorderà di me, però eh, ci eravamo incontrati in 311 eh, qui a Verona e ricordo ancora che io le, le feci una domanda e, e le chiesi: ma. Perché nel, eh, nel nell'attualità, eh, all'interno del mondo della scuola, eh, i docenti vengono assunti per le loro conoscenze e non per le loro competenze. E, e ricordo appunto ancora che Elena eh, mi disse subito: Ah, guarda, mi alzo, ti bacio, eh, <ride> è la cosa che, eh, che, che, su cui lavoro tantissimo, e eh, rimase molto colpita, insomma, da, da, questa, da questa mia domanda. E, e ci ragioniamo insieme andando a capire che noi giovani, nei momenti in cui mettiamo piede all'interno della scuola, abbiamo bisogno di avere di fronte degli esempi, di avere di fronte delle persone che siano in grado di educare noi alla nostra scelta. L'educazione alla scelta diventa una priorità ed è anche questo su cui tra l'altro Gioborienta vuole lavorare. E, mh, la scuola però mh, non è tutto, non c'è solo quella. Eh, prima abbiamo parlato appunto di territorio ed è proprio sulla dimensione eh, del territorio che dobbiamo ragionare per un cambiamento. La scuola è una parte ma eh, si estende appunto in maniera più ampia. Tu Sara cosa ne pensi riguardo a questo aspetto? Assolutamente è importante che l'esperienza scolastica non si limiti al momento in cui noi giovani stiamo a scuola, ma che sia un'esperienza a 360 gradi, potremmo dire, nella vita di tutti i giorni. E quindi proprio per questo, a fronte di questa importanza eh, di dare spazio al nostro progetto esistenziale, il progetto di noi giovani, le vogliamo chiedere come potremmo portare nei territori delle, delle attività, eh, delle, dei servizi, delle opportunità per far sì che noi giovani troviamo il modo di esprimere il nostro progetto di vita. Intanto io ricordo con piacere quella conversazione che facemmo, perché tutte le volte che si riesce a trovare il dialogo, poi si torna cambiati, non si resta mai. Eh, Così, con le sue proprie convinzioni e in quel pomeriggio eh, quella domanda mh, squarciò un velo, cioè eh, ritenni che una domanda fatta così da un ragazzo che si chiedeva, una domanda adesso guardavo e sorridevo con Carmela Palumbo, perché eh, chiedersi come viene selezionato, come, come va in cattedra un docente che è la più importante figura professionale esistente in una società. È, vedo fatto l'ha chiamato uh, adulto significativo prima nell'introduzione. Eh, io anche insistendo che la scuola dovesse restare aperta parlavo di adulto di riferimento eh, quando si è chiuso perché non potevamo fare diversamente. Ma Però scegliere come mai quella persona diventa significativo o riferimento beh, poi compete in questo caso alla grande responsabilità di chi? del decisore. E, mh, col ministro Bianchi, che è un ministro che è Molto attento, molto innamorato della scuola, molto innamorato dei giovani, molto capace di ascoltare. E sarà forse anche perché ci siamo occupati di territorio, sia io che lui. Ma lì c'è Cristina Grieco che ci ha fatto l'onore di presiedere il comitato istituzionale per questi 30 anni di job. Anche lei, come me, assessore regionale, lei in Toscana, io in Veneto, e Bianchi in Emilia-Romagna. Abbiamo proprio avuto come, eh, come compito quello di collegare il territorio alle grandi decisioni e la fortuna di avere oggi un ministro che è cambiato, cioè è cambiato nel dialogo, si è costruito nuove competenze, lui, professionalità straordinaria, ma in questo dialogo, che noi abbiamo spesso chiamato istituzionale, ma è anche questo, no? che come vogliamo cambiare la nostra società? Perché in fondo siamo sempre in un cambiamento continuo, il Oriente rappresenta questo. È sempre stato il bilancio di un anno precedente e il progetto di quello che avveniva poi. E questo trentesimo è particolarmente significativo, la provvidenza ci dà sempre... Eh, ci dà sempre delle grandi occasioni di cambiamento. No? Allora, siamo qui e abbiamo strumenti straordinari che ci vengono dati, straordinari nel senso che non sono ordinari. Abbiamo un cambiamento epocale, Carmela Palumbo ha spesso ha parlato di eh, una poderosa accelerazione tecnologica, ma riguarda ovviamente anche la società, e oggi parliamo di ecologia umana con questa apertura bella, eh, con una inaugurazione non formale perché è diventato un luogo dell'apprendimento anche questo tra di noi. E devo vedere, devo, se posso chiedere io alla regia, così, di guardare quella mappa mentale che è stata fatta, prima del mio intervento, così mi, mi tolgo anche dall'impiccio. Se io la, eh, la, 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 anzi, la guardo, non se io dovessi, io la guardo e sono il decisore pubblico, come sono, ho già tutte le risposte. In effetti, in questa conversazione tra noi, avete sottolineato, e mi compiaccio che avete fatto anche un grande... Spirito di verità, lei l'ha riconosciuto, ma io lo riconosco a voi. Se noi guardiamo quella mappa mentale, ma io adesso me la stampo perché qui ci sono tutte le risposte di un'azione di governo che riguarda i prossimi 10 anni, 20 anni di sicuro. E capaci di leggere questo, il decisore pubblico è molto più facilitato. Io mi sono sempre trovata, la sono la vecchia del gruppo, lo dico spesso con Cristina, così scherzando. Ma io di questi 30 anni ne ho fatti 15 a job. E eh, ogni volta tornavo arricchita, ma devo dire che oggi particolarmente arricchita perché nell'ascolto, che non è una virtù, dovrebbe essere un metodo, invece spesso è solo legata a quella persona, ma è importante che esista quella persona. Attenzione, non credo che noi possiamo denegare le identità, le sensibilità, perché allora si vede la differenza tra un docente bravo e uno no tra un professore bravo uno no, un prenditore bravo uno no, un politico bravo uno no, poi deciderà ai posteri no, la sentenza, però quella diventa, che quell'ascolto deve diventare azione, questo è il ruolo. E il ruolo del governo del territorio, io dico che questa edizione di Giobbe è particolarmente significativa, per me ci saranno 15 assessori regionali, mai vista tanta attenzione, ma... Perché? Perché abbiamo tutti la necessità di non assumere delle decisioni a seconda della nostra autoreferenzialità, ancorché di territori magnifici, differenziati. L'Italia è molto lunga, è bellissima, la più bella nazione del mondo. Ma 58 milioni di abitanti in un mondo che ha superato abbondantemente gli svariati miliardi, deve interrogarsi sulla propria identità, sulla propria qualità della vita. Sulle domande esistenziali, perché il progetto esistenziale che avete chiesto all'imprenditore, poi riguarda noi come comunità, è la medesima. Mutatis mutandis, quello che avete chiesto all'imprenditore quello che si deve, si deve chiedere alla politica. Quando hai convergenza di visione, quando tu poni le priorità al centro di questa mappa e le abbiamo scritte tutte, allora vi è convergenza, il cammino anche quello del sacrificio e dell'impegno, perché in fondo l'Italia è stata straordinaria nel rispetto anche delle indicazioni a casa, siamo stati a casa, vaccino, ci stiamo vaccinando, rispettiamo le cose, parliamo troppo male di noi a torto, proviamo ad essere un po' più consapevoli della nostra identità, dei talenti che Dio ci ha dato come persone e come nazione, proviamo invece a rendere gli strumenti... Alla velocità della luce questa, questa pandemia ci ha modificato, ma noi siamo stati in grado di affrontarle molto. E mettiamo a terra quelle, quello, a terra come progetto anche di tipo eh, appunto politico decisionale, perché poi a me questo viene dato. E sulla motivazione, la convergenza, la condivisione del progetto esistenziale, io credo che noi si possa fare veramente molto e molto bene questi giorni e così chiudo di, di job mettono in vetrina le cose più belle che noi abbiamo e sulle quali possiamo puntare realmente quindi il dialogo l'impresa è sempre presente voi troverete in tutti gli eventi di job questa, questo dialogo tra scuola e lavoro che è negli strumenti normativi ma che è fattuale qui diventa veramente una piattaforma vera viva ancorché collegata nel mondo come stiamo facendo e ringrazio Antonello Vedovato perché ha messo uno sforzo straordinario e veramente in termini di contenuto, di progetto, di idee, di passione. Abbiamo certamente i grandi protagonisti perché il cambiamento passa attraverso quell'accompagnamento che vede una scuola già cambiata L'altro giorno era un convegno e un signore, ma è stato ben redarguito dal ministro Bianchi. Ho fatto applauso con le manine nel telefonino. Un signore molto autorevole ha detto: Ah, la scuola italiana è ancora quella dell'Ottocento. La domanda è: Ma sei entrato in una scuola? Perché io dalle scuole elementari alle scuole secondarie e secondo grado agli ITS, al rapporto dell'università con il mondo ma io credo che meriterebbe una visita per ciascuno, cioè come quando ti dicono per educarti alla responsabilità in questo momento vai a vedere un ospedale così ti rendi conto e ti comporti bene, io dico per, prima di dire delle robe provate a prendere, andare a parlare con qualche insegnante, entrate in una scuola e magari scoprirete che il mondo non è esattamente come ve lo siete detto. E qui eh, arriva il legame con la comunicazione, che cosa comunichiamo e come comunichiamo e qual è l'autorevolezza delle fonti. Perché le fonti poi siamo ciascuno e ciascuno di noi, anche quando responsabilmente o meno scriviamo delle cose, come è stato detto da, da, dal Presidente Giannelli, e finiscono nel mondo, ma vuol dire che finiscono anche a cambiare, e chiudo, quel dialogo tra di noi. Allora io sono molto molto contenta di questo tipo di, di, di approccio che stiamo avendo e che abbiamo avuto, perché ci aiuterà nelle grandi scelte dei prossimi giorni, non mesi né anni. Perché quello che accade oggi è un altro, un altro spunto che do. Siamo responsabili e consapevoli della decisione. Ma non perché sia la fine del mondo o perché le risorse del PNR accadono oggi o mai più. Ma perché questo è un grande momento, è un grave momento. E' anche molto bello. E ci sono però tutti gli elementi da quella mappa mentale e da un capitale umano come il vostro che ci fanno ben sperare. L'Italia è straordinariamente bella, difendiamola anche così. Grazie. Grazie, grazie, ecco, vedo movimento eh, dal laboratorio e eh, quindi direi di, di collegarci, vedo dei cubi alzati. Grazie, siete stati meravigliosi tutti davvero. Mm, veramente siete andati davvero oltre le mie più rose aspettative. Dobbiamo chiudere anche con una certa rapidità, per cui chiedo. A tutti i relatori, mh, molta sintesi nel rispondere ad una domanda che è stata condivisa qui con il laboratorio e che verrà presentata da Giovanni. Prego Giovanni, vieni pure e fai pure la tua domanda. Buongiorno, eh, a fronte delle tante cose dette e eh, consapevoli dei benefici che il rapporto giovani classe dirigente porterebbero. Una domanda è sorta più spontanea di altre. E come facciamo a rendere il job orienta una possibilità che non si conclude con questo evento ma che duri per tutto l'anno? Ecco, come avete visto e sentito la domanda è molto chiara. Questa è una festa però dura troppo poco. Tre giorni non è sufficiente. Mi pare di capire che vogliamo rendere questa festa davvero presente in tutto l'arco dell'anno e presente davvero in tutti i luoghi della vita e degli apprendimenti. Per cui a voi la domanda, cercate di essere brevi e poi vi raggiungeremo, dopo il video del Ministro, vi raggiungeremo tutti insieme per una foto finale per celebrare il trentesimo anno di Giobbe Orienta. Prego Emanuele e Sara. Perfetto, grazie mille Antonello, e allora diamo la parola a voi. Partirei qui da Matteo e andrei in ordine. Bene, grazie. Beh, mi sembra domanda, più che una domanda una grandissima idea eh, che coglie, credo, una, uno spunto giustissimo. No? Questa, siamo al trentesimo anno, appunto, ma è passato due o tre ere geologiche no? rispetto a trent'anni fa, e, quando è nata Job Orienta era probabilmente naturale che si svolgesse in tre giorni in un luogo fisico. Eh, diciamo, siamo abituati a fare le cose come sempre avvengono, un po' il problema nostro, forse la nostra generazione, di continuare sempre a fare le cose perché non abbiamo il tempo un attimo di pensare, okay, come la potremmo riprogrammare. Credo che lo spunto sia corretto. Come farla? Credo che... Uh, Basti solo la fantasia, nel senso che gli strumenti ci sono, ne abbiamo parlato tutto il tempo questa mattina. Uh, diciamo, le piattaforme digitali ci consentono di essere uh, online 24 ore su 24, ma soprattutto di essere interconnessi. I contenuti ci sono, perché diciamo, stamattina di nuovo uh, è evidente di come da tantissimi angoli diversi si possa, si possa riempire una, una scatola e una piattaforma di contenuti. Come fa? Credo ci possano essere tante idee. Diventare, cioè, Job Orienta può diventare un media di fatto perché ci sono i contenuti, può diventare una piattaforma di domande, di offerta, di, di innovazione, di, di formazione, eh, può diventare una, uno spin off di eh, diciamo 100 diversi Job Orienta sul territorio. Tre giorni, ma che però diciamo recuperano gli altri 362 dell'anno e si mettono in resto. Le idee sono tantissime. Come io voto la grazie. noi ci siamo, se, è, se questa è la domanda, noi ci siamo. Fantastico. Benissimo, passo la parola allora a Antonello ma, Ha detto tutto lui diciamo... <ride> il vantaggio di essere primi una volta <ride> tanto, no? perché. <ride> In quello che ha detto forse metterei l'enfasi sugli aspetti di eh, matching tra offerta e domanda del lavoro, ma non tanto per mettere su una sorta di agenzia di collocamento, perché non sarebbe questo il senso, però un luogo, uno spazio, un, un sito eh, di riflessione in cui si pensi, appunto, si rifletta su quelle che sono le, le richieste che possono provenire dal mondo del lavoro e le aspettative dei giovani perché una delle cose più difficili che c'è al mondo d'oggi, e penso per i ragazzi questo lo, lo vedo quotidianamente è proprio scegliere che cosa studiare e a cosa dedicarsi, perché rispetto ai tempi passati, oggi c'è molta più fluidità, c'è cioè molta più dinamica, per cui un tempo era un po' più codificato quello che si poteva fare, quindi anche un ragazzo forse poteva scegliere con più, eh, con più facilità oggi io vedo molti ragazzi spaesati, ma anche gli adulti sono spesati, perché poi man mano che gli anni passano, eh, ci diciamo tutti che la percentuale, il numero di lavori che nasceranno da, da qui a qualche anno è sempre maggiore sempre più alto, quindi sappiamo sempre meno del nostro futuro allora come fanno i ragazzi a scegliere? Quindi uno spazio, diciamo, di riflessione, eh, di questa nuova modalità di matching tra domanda e offerta, credo che possa essere sicuramente molto utile per tutti Grazie <coughs> Credo che possa essere sufficiente garantirvi che per esempio noi, ma ritengo qualsiasi altra categoria, non limita a un singolo evento puntuale le proprie riflessioni, ma poi le traduce nella propria attività giornaliera. Per esempio l'ingegnere eh, Giordano potrebbe raccontarvi che noi stiamo finanziando un acceleratore di impresa insieme con lui eh, per generare opportunità di eh, lavoro a giovani laureati che eh, scelgano alcune eh, destinazioni. E forse quello che noi dovremmo fare è eh, dare maggiore informazione su questo eh, tema e coinvolgere i giovani in questo. C'è un'altra cosa e mi permetto di rubare dieci secondi per segnalarla, perché è una domanda che mi è stata fatta ieri. La grave malattia del nostro sistema, di tutti i nostri sistemi, è ancora la burocrazia. Ieri ho avuto una persona che mi ha chiesto aiuto per una sua figlia, laureata in genetica, che è stata assunta attraverso un concorso dell'azienda Zero e ha lavorato per un anno con il suo curriculum, dopodiché nella stessa struttura de, di lavoro alla conclusione di questo anno eh, ha partecipato a un concorso per essere assunta dall'azienda territoriale. Ed è stata respinta perché il suo corso era in genetica generale e non in genetica applicata. Io, io credo che la, la, la burocrazia è il principale problema di questo paese. Bisogna veramente allontanarla dallo sviluppo dei giovani. Grazie. Diana, grazie. E, ma allora io penso che sia veramente indispensabile, prima di tutto, fare questo passaggio, cioè passare da vetrina dell'orientamento e tanta ricchezza in materia di orientamento, ha infrastruttura per l'orientamento. Cioè il nostro paese ha proprio bisogno di questo, di una infrastruttura per l'orientamento. I motivi mh, è un grande paese il nostro, ma abbiamo tanti problemi, speriamo col PNR di riuscire a prenderli di petto, ma ricordiamo proprio è stato detto il mismatch eh, noi dovremmo avere almeno 10 volte tanto di, di diplomati ITS, ne abbiamo circa 5.000 all'anno. Almeno 50.000, almeno sarebbe già poco eh, all'anno. Um, a livello di laureati, eh, siamo un fanalino di coda in Europa, già come numero di laureati, percentuale di. Ragazzi tra i 25 e i 35 anni che si laureano, giusto per fare solo il confronto con la Spagna, la Spagna è al 47%, ha fatto di giovani quella fascia di età laureati, noi siamo al 28, qualcosa per cento. In sei anni abbiamo guadagnato solo 4 punti percentuali rispetto a tanti altri paesi. Ehm, la disoccupazione, credo che siamo quasi intorno al 30% di disoccupazione giovanile, i insomma di problemi ne abbiamo tanti, di indicatori non buoni ne abbiamo parecchi. E quindi io credo che ci sia proprio la necessità di creare un'infrastruttura per l'orientamento. Questa è stata, lo dico, è stata un'idea proprio di Elena Donazzan, di provare a far evolvere Job verso questo compito molto oneroso. Credo che sia davvero importante che quest'anno ci siano così tanti assessori regionali, perché sappiamo che l'orientamento è, dal punto di vista diciamo, dell'architettura istituzionale, è una competenza delle regioni. Poi ovviamente ci sono tanti attori che ci lavorano, però la competenza eh, diciamo, proprio giuridica eh, è loro. E allora bene, secondo me è importante che mh, si provi, forse è un sogno, forse, è, però proviamo anche noi adulti diciamo, a buttare il cuore oltre l'ostacolo. E concludo dicendo questo: abbiamo veramente necessità di una infrastruttura dell'orientamento per i mh, pochi dati che ho detto, eh, proviamoci, magari il job può essere. Mh, il punto di partenza migliore nel nostro paese. Non voglio essere campanilista, lo dico alla Greco, ma insomma, Gioba ha una storia, una tradizione che forse merita questo. Ecco. Grazie. Grazie. E vado abbastanza veloce, parto dalla considerazione del fatto che la ricchezza di un territorio sono i suoi giovani. Io sono un ingegnere elettronico e ho fatto, mh, ho fatto studi classici prima e finché facevo gli studi classici ho avuto l'opportunità di toccare con mano l'elettronica, di appassionarmi e di scoprire che avevo eh, questa passione. Non dico un talento ma sono altra una passione e ne ho fatto eh, la mia ragione di vita. Io quello che mi viene in mente pensando a come trasformare in qualcosa di permanente una manifestazione come questa che deve essere sostanzialmente un punto di incontro intergenerazionale, a me viene in mente uno spazio, magari qui vicino, ne abbiamo tanti qui vicino alla, alla fiera, con dei laboratori permanenti dove le nostre generazioni possono incontrarsi e i giovani possono toccare con mano le tecnologie che sono tipiche del nostro territorio per scoprire se hanno uno di quei talenti che poi saranno utili al territorio. Tante volte mi trovo a parlare con dei giovani che nel fare la scelta devo andare all'università cosa mi consigli di fare? È grave che uno sia arrivato fino a quel punto senza aver scoperto una passione o un talento, ma è grave perché soprattutto noi adulti non l'abbiamo messo in condizione di toccare, di testarsi, di provare, di capire. E quindi, io mi immagino uno spazio proprio di sperimentazione reale permanente in cui entrino, entrino le aziende, entrino le scuole, entrino le università, e i giovani possano toccare con mano e scoprire una loro passione, se ce l'hanno. Sarebbe, sarebbe un sogno. Sarebbe e, in un certo senso essere. mi permetto, ci stiamo avvicinando verso questo grazie anche a Fondazione Cari Verona. È partito un progetto eh, da un anno, ormai a novembre, proprio compie un anno, che si chiama Fab School. Mm -hmm. e sono proprio degli spazi, dei luoghi di apprendimento non formale, dove al loro interno entrano aziende, eh, facilitatori e eh, appunto i giovani. Trasformiamoli in una cosa permanente. Questo sì, sì funziona. Sì, 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 sì. <ride> Grazie. Grazie, grazie. Allora, in Consiglio regionale o in Parlamento si fanno delle mozioni, poi c'è dibattito, poi si modificano le mozioni e poi, poi si prende un titolo. No? Allora, io voterei la mozione Montampa, Lumbo, eh, eh, Giordano per, per, e, e poi ci aggiungo le vostre due perché dobbiamo infrastrutturare, quindi diventa Job 365 giorni all'anno, diventa che queste cose hanno della, una replica, ci aggiungo il mio. Eh, ovvero al comitato eh, istituzionale che era per i 30 anni, ovviamente celebrazione, festa grande e poi dobbiamo capire che cos'è. Mancano dei soggetti nel comitato, facciamo così, job 365, mancate voi, quindi l'opzione donazione che vi prendiamo dentro, non voi due solo, i giovani, perché se non sappiamo di che cosa avete bisogno va infrastrutturata, cioè va resa un luogo dove non c'è il consiglio dell'amico per andare a fare l'università, c'è quello che so io e quello che conosco. Ma c'è un ultimo aspetto, Giobbe nazionale, e sui territori, ed è questo che dirò ai colleghi ovviamente, noi queste scuole, con le, le, le diversificazioni, le filiere di produzione, le filiere formative, i territori diversi, ma questo modello è il modello nazionale, è quello che dice il ministro Bianchi, ma lo cito come la Madonna Pellegrina. Dice, non possiamo dare opportunità diverse agli italiani, devono avere le medesime opportunità, non le medesime soluzioni, le medesime opportunità che abitino in Sicilia o che abitino in Veneto. Allora, questo modello dei 365, infrastrutturato con il dialogo verso i territori e con le realtà che dovremmo coinvolgere, se le fondazioni in Veneto hanno una sensibilità, e beh, la medesima deve avere anche altrove. Punto. Grazie. Grazie. Prego. Ecco, Elena. Bruno, Carmela, Alessandro, Antonello, Matteo, io e Sara oggi siamo qua per dirvi che noi vogliamo progettare e costruire insieme a voi e chiaramente alla collaborazione di, del nostro territorio e di tutto lo Stato italiano e Orienta 365. Noi siamo qua e, e ci vogliamo mettere in gioco e aprirsi e vi facciamo questa proposta. Direi che questi interventi sono stati veramente utili per chiunque, utili per i giovani che ci sono qui tra noi, per i giovani che ci stanno guardando da, da casa e per tutti gli ambienti, sia istituzioni, lavoratori, imprenditori. E direi che è arrivato il momento di vedere il messaggio che il ministro ha lasciato per questo importante evento che abbiamo appena vissuto. Siamo tornati anche quest'anno e tutti insieme a Giobbe Orienta. E ancora una volta avremo centinaia di ragazzi che attraverseranno gli stand di questo straordinario salone e anche quest'anno il Ministero è presente con diverse iniziative a disposizione dei ragazzi, a disposizione dei docenti, a disposizione delle imprese. Ancora una volta ritroveremo qui a Verona il momento importante in cui fare... Questi laboratori territoriali per l'occupabilità che sono il luogo stesso in cui ci si confronta sulla scuola, sul lavoro, ma anche sulla ripresa e il rilancio del nostro Paese. All'interno di questo un momento assolutamente cruciale sarà dedicato agli ITS, gli istituti tecnici superiori, che sono e stanno diventando sempre di più il momento cruciale in cui si incontrano le imprese le scuole, le università e tutto il territorio bisogna assolutamente lavorare moltissimo su questo per dare ancora una volta l'idea che l'orientamento è un accompagnamento continuo, questo della riforma dell'orientamento è una delle riforme importanti più importanti del PNRR che stiamo facendo, lo stiamo facendo proprio avendo in mente anche quello che si sta svolgendo in questi giorni qui a Verona, io verrò Sabato mattina e sabato mattina ci confronteremo insieme con grande serenità con tutti gli assessori regionali per poter in un qualche modo ragionare insieme ancora una volta per dare questa funzione di accompagnamento, questa funzione di sostegno a tutti coloro che sia nella scuola sia nel lavoro, nelle imprese, nelle istituzioni, insieme vogliono contribuire al rilancio del nostro Paese. Eccoci, ne siamo giunti alla, alla conclusione. Fine. Eccoci Antonello, arrivano i ragazzi del laboratorio. Bene, adesso veramente concludiamo, è stato davvero molto bello. Grazie per la vostra partecipazione, grazie per la partecipazione anche a distanza molto numerosa e, e grazie anche per un po' essersi compromessi in questa giornata, nei contenuti che abbiamo cercato di far emergere e anche nella possibilità di fare in modo davvero che questo diventi Job Orienta 365. Eh, Elena, questo è un sogno, ma è un sogno che può diventare una realtà. Grazie a tutti voi e buona giornata e buona festa di Giobbe Orienta. Scusate, fuori programma. Oggi è la giornata internazionale della violenza contro le donne. Lo vogliamo ricordare anche perché le donne che non lavorano, che non studiano, sono maggiormente soggette. Eh, diciamo a subire violenza. Quindi, forse Giobo può aiutare anche questo. Mi sentivo di dirlo, scusami. Eh. Era bene che lo dicessi tu. viste